Salve, benvenuta all'hotel di Hilbert. Come posso esserle utile? Perché questo hotel è palesemente un salotto? Perché i video hanno un budget di 2 euro e una carta dei Pokémon. Le donazioni sono aperte. Comunque, come posso aiutarla? Volevo una stanza, ma... Ah, è nel posto giusto, abbiamo infinite stanze qui all'hotel di Hilbert. Ma ho visto che siete al completo, sono già tutte occupate. Ah, non si preoccupi, risolviamo subito. Basta che tutti i clienti si spostino nella stanza accanto. Quello che ora è nella stanza 0 va nella 1, quello che ora è nella 1 va nella 2 e così via. Aspetti. L'hotel è tutto pieno e dal niente potete creare una stanza vuota. Proprio così, è una delle proprietà dell'infinito. Ma com'è possibile? Buona domanda. Com'è possibile? In matematica, il semplice atto di contare è un po' più astratto di come ce lo aspettiamo. Vi faccio un esempio. Se io dico che in questo insieme ci sono quattro elementi, quello che intendo è che io posso prendere l'insieme dei primi quattro numeri naturali, chiamiamolo n4, e ad ogni elemento del mio insieme posso associare un elemento di n4 e viceversa. Per dirla come la direbbero i matematici, posso mettere i due insiemi in biezione. Possiamo poi aggiungere sempre più elementi e continuare così fino all'infinito. E all'infinito che cosa succede? Beh, esattamente la stessa cosa. Per far vedere che un insieme ha infiniti elementi, tutto quello che devo fare è dimostrare che per ogni elemento dell'insieme esiste uno e un solo numero naturale. Prendiamo l'esempio di prima dell'hotel di Hilbert, per esempio. Prima che arrivasse il cliente avevamo infinite stanze e dopo che è arrivato ne avevamo infinite più uno. Però, anche dopo che ho preso tutti i numeri e li ho spostati, dopo che ho aggiunto uno a infinito, posso ancora assegnare a ogni elemento dell'insieme un numero naturale e viceversa. Ah, e notiamo subito che questo discorso non vale soltanto per uno, due o tre ospiti, vale per qualsiasi numero di ospiti. Com'è possibile questo? Ci sono due cose che sembrano la stessa cosa, ma che in realtà sono due concetti diversi e che dobbiamo tenere separati nel caso finito e nel caso infinito. Nel caso finito, se aggiungo elementi, l'insieme diventa più grande, mentre nel caso infinito non è quello che succede. Dipende dalla definizione di grande. Per tener conto di questa differenza, in matematica si parla della cardinalità di un insieme, che è appunto un modo per tener conto delle dimensioni degli infiniti. La cardinalità, perciò, è un po' più astratta e complicata del concetto intuitivo che abbiamo di dimensioni. Per esempio, la cardinalità dell'hotel di Hilbert è detta numerabile ed è il più piccolo infinito possibile, quello dei numeri naturali. È segnato tra l'altro con il simbolo Aleph 0. Ora, abbiamo detto che possiamo accogliere nell'hotel di Hilbert qualsiasi numero di nuovi ospiti, anche infiniti nuovi ospiti. Guardate qui, ad ogni ospite dico di andare nella camera che ha il doppio del suo numero. Quello nella 1 andrà nella 2, quello nella 2 nella 4, dalla 3 alla 6 e così via. Ora abbiamo infinite camere vuote, sono quelle nei numeri dispari. Ed è qui che metteremo i nostri infiniti ospiti. Perciò non solo posso aggiungere qualsiasi numero alla cardinalità dei numeri naturali e rimarranno sempre la cardinalità dei numeri naturali, ma posso anche moltiplicarlo per qualsiasi numero e rimarranno sempre il nostro Aleph 0. Anzi, vi dico di più. Consideriamo i numeri razionali, che sono quei numeri che posso esprimere come un numero naturale fratto un altro numero naturale. Immaginiamo di mettere tutti i razionali in una lista e per farlo li ordiniamo in questo modo. Qui scriviamo tutti i numeri naturali partendo dallo 0 e qui sotto scriviamo tutti i numeri naturali partendo dall'1. Questi qua saranno quelli al numeratore, questi qua invece saranno quelli al denominatore e è per questo che ho saltato lo 0, non si può dividere per 0. Scrivendoli così avremo trovato tutti i numeri razionali, perché qua scriverò 0 fratto 1, 0 fratto 2, 1 fratto 1, 1 fratto 2 e avanti così, fino a riempire tutta la tabella. Ora, per far vedere che per ogni numero razionale esiste un numero naturale, quello che facciamo è questo. Assegniamo a ogni casella un numero naturale in questo modo, facendo la diagonale. Ah, notiamo subito che, per esempio, 2 fratto 6 lo dobbiamo saltare perché abbiamo già fatto 1 fratto 3, oppure 0 fratto 2 lo dobbiamo saltare perché abbiamo già fatto 0 fratto 1 e avanti così. È facile vedere che se andiamo in diagonale, tutte le caselle avranno uno e un solo numero naturale, a parte i numeri che abbiamo saltato perché appunto sono dei doppi. Quindi n più qualsiasi numero, n per qualsiasi numero, n per n e q hanno tutti la stessa cardinalità. Ma dai, non tutti gli infiniti sono uguali, siamo realistici, anzi, siamo reali.
esistono infiniti così grandi che non possono essere contenuti nel nostro hotel di Hilbert. Vi dirò di più, fra 0 e 1 ci sono più numeri che in tutti i naturali. Adesso vi faccio vedere come si fa. Il modo in cui lo dimostriamo è per assurdo, cioè pensiamo che la cosa che vogliamo provare sia falsa e arriviamo a una qualche conclusione che è illogica e perciò deduciamo che la cosa iniziale era vera. Ora vi faccio vedere. Se i numeri fra 0 e 1 e i numeri naturali fossero della stessa dimensione, questo significa che potremmo fare una lista di tutti i numeri fra 0 e 1. Bene, immaginiamo di avercela questa lista. Può essere anche casuale, non mi interessa quali numeri ci sono, ma immaginiamo semplicemente che questa lista esista, no? A questo punto possiamo scrivere per ogni elemento della lista un numero naturale. Ma guardate questo. Consideriamo il numero fatto in questo modo. Scriviamo 0, punto, poi prendiamo il primo decimale del primo numero e ci aggiungiamo 1. Per esempio, se era 2, diventa 3. Il secondo decimale del secondo numero, per esempio se era 4, diventa 5. Il terzo decimale del terzo numero, e in questo caso se era 9, lo mandiamo a 0, e avanti così, seguendo la diagonale. Notiamo subito che questo numero che abbiamo appena creato, che è ovviamente compreso fra 0 e 1 perché è dell'ordine 0, virgola qualcosa, questo numero non può esistere da nessun'altra parte nella lista, perché non può essere il primo perché non hanno la prima cifra in comune, non può essere il secondo perché non hanno la seconda cifra in comune, e avanti così. Abbiamo perciò dimostrato che se anche c'è una lista, questa lista non contiene tutti i numeri fra 0 e 1, ce ne sarà sempre almeno uno che è fuori. Quindi, per forza, ci sono più numeri fra 0 e 1 che fra tutti i naturali. Insomma, gli infiniti possono avere dimensioni anche molto diverse, ma una cosa è certa, sono tutti importantissimi per la matematica. Hashtag all cardinalità are beautiful.